Troi il treno. Ehi là, Troi, è una bellissima giornata, non trovi? Oh, Troi, sembra che questa automobile si trovi in difficoltà. Che succede, Tom? Oh, Jeremy ha finito la benzina. E tu, Tom, non hai un po' di benzina da prestargli? Hai ragione, Troi. Dobbiamo andare subito al magazzino e trovare un veicolo che possa aiutare Jeremy. Tenete duro, ragazzi. Presto saremo di ritorno con un po' di benzina. Finalmente ci siamo. E ora troviamo un nuovissimo amico. Quale veicolo può aiutare Jeremy che è senza benzina? Un aeroplano? Una barca? Una cisterna? Scelta eccellente, Troy! Una cisterna può contenere tutta la benzina che serve a Jeremy. Ecco che arriva il container! E ora portiamo questa cisterna a Tom e Jeremy. Per prima cosa, come sempre, scarichiamo i pezzi. Guarda, guarda! Sta prendendo forma! Ehi là! Ciao, cisterna! Come ti chiami? Tyson! È meraviglioso conoscerti, Tyson. Benvenuto a Car City. Tyson, abbiamo un lavoro importantissimo per te. Il nostro amico Jeremy è rimasto senza benzina. Puoi rifornirlo? Meraviglioso, facciamolo subito, allora. Benissimo, collega il tuo tubo al serbatoio della benzina di Jeremy. E comincia a pompare. Perfetto! Gran bel lavoro, Tyson! Si sta riempiendo. Benissimo! Il serbatoio di Jeremy ora è pieno. Ciao, Jeremy! Buona guida e a presto! Che c'è, Tom? Ti serve un po' di benzina per il serbatoio di emergenza che c'è nella tua officina? Tyson, puoi riempire una tanica di benzina per Tom? Ben fatto, Tyson! Grazie ancora, Tyson! Ciao, Tom! Ciao, Troy! Ci vediamo la prossima volta! Ciao, Troy, come stai oggi? Wow, ma quello è Babbo Natale!
Oh no! Dovresti provare a catturare la sua attenzione. Oh no! E adesso che cosa faremo? Oh cielo! E chissà per chi sono? Oh, ma sono per i piccoli. Forse dovremmo cercare di farli arrivare in qualche modo. Ciao Teddy, una borsa con dei regali è caduta dalla slitta di Babbo Natale. I regali sono per i piccoli, ma gli servirà sicuramente aiuto per farli arrivare fino a loro. E le strade sono piene di neve. Grazie mille, Teddy! Ciao Marley, ci serve il tuo aiuto! Ci devi aiutare a far arrivare questi regali fino ai piccoli. Pensi di potercela fare? Coraggio, portiamo questi regali fino ai piccoli. Ciao piccoli, vi state divertendo? Monelli, colpito e affondato. Fai attenzione, Marley. Questa neve non è proprio confortevole. Wow! Immagino però che non sia troppo scomoda per te. Oh, immagino dovreste indossarli proprio mentre date i regali ai piccoli. Ehi, che succede? Oh, giusto. I piccoli non devono vedere i regali. Devono pensare che sia stato Babbo Natale. Questa è un'ottima idea. Troy può distrarre i piccoli mentre Marley può lasciare tutti i regali sotto la slitta. Loro saranno così eccitati. Cosa state costruendo, piccoli? Ma che bella idea! Un Troy di neve! Penso proprio che lo amerà! Guarda, Troy! I piccoli stanno realizzando te in versione pupazzo di neve! Stai qua, così possono finirlo! Guardate piccoli, guardate! Marley ha trovato tanti tanti regali di Natale. Io mi chiedo, ma per chi saranno? Ah, esatto, Baby Amber. Babbo Natale deve avervi fatto visita mentre stavate giocando. Buon Natale, piccoli! Buon Natale, Troy! Buon Natale, Marley! Ehi, ci vediamo tutti quanti la prossima volta! Ciao, Carrie! È una giornata impegnativa!
Oh, stai portando fiori a tutte le mamme di Car City. Ma è meraviglioso. Oh no! Troy, a Carrie serve aiuto. Che è successo, Carrie? Oh, il tuo furgoncino è troppo carico di fiori e ti è scoppiata una gomma. Hai perfettamente ragione, Troy. Dobbiamo fare il ritorno al magazzino e vedere di trovare un veicolo che possa aiutarci. Ehi, Teddy! C'è qui Troy. Che ne dici di andare di sotto e vedere che cosa vuole? Una gomma di Carrie è scoppiata e non riuscirà a consegnare tutti quanti i fiori per la festa della mamma. Che ne dici? Ci puoi aiutare? Un autocarro con il rimorchio. Ma è quello che ci vuole. Grazie, Teddy. E ora, Troy, occupiamoci di montare il nostro veicolo speciale, ma facciamolo ora. Ciao, rimorchio! Qual è il tuo nome? Flavi! Ebbene, Flavi, abbiamo un lavoro molto importante per te. A Carrie è scoppiata una gomma e non può consegnare tutti i suoi fiorellini. Ci puoi aiutare? Ma è grandioso! Carrie, questa è Flavi ed è qui per aiutarci. Flavi ti aiuterà a consegnare tutti quanti i tuoi fiori. E ora che cosa facciamo, Flavi? Apri il tuo sportello, Carrie. Flavi deve prendere i fiori. Ottimo, così potrà scaricarli e metterli nel suo rimorchio. Non preoccuparti, Carrie. Flavi caricherà anche te sul rimorchio. Wow, questi fiori sono bellissimi. Oh, Flavi, non è che i fiori cadranno quando farai scendere il rimorchio per caricare Carrie? Tienti pronta, Carrie.
Wow, Flavi, siamo già pronti per andare. Grazie mille per il tuo sostegno a Carrie. Buona festa della mamma. Grazie mille, Troy. Ci vediamo la prossima volta. Ciao, amici. Troy il treno. Ciao, Troy, ti stai divertendo? Wow, che mossa! Oh cielo, Troy! Sembra che il nostro amico Ben stia avendo problemi. Che cosa possiamo fare? Hai ragione, Troy. Ci serve un veicolo in grado di muovere massi pesanti e terreno. Ma nessuno di questi veicoli qui a Car City può farlo. È una grandiosa idea, Troy. Cerchiamo un nuovo veicolo che può aiutarci a farlo. Grandioso! Siamo pronti per prendere il nostro nuovo amico. Guarda questi contenitori, Troy. Ognuno contiene un veicolo differente. Quale ci può aiutare a rimuovere i tronchi, Troy? Sei sicuro che un'ambulanza possa essere capace di ripulire il campo, Troy? No, hai ragione. Proviamo con un altro container. Oh, pensi che l'escavatore possa farcela? Portiamolo indietro fino al campo e proviamo. Attenzione, Troy, sta arrivando! Ok, Troy, andiamo! Hey Ben, guarda, Troy sta arrivando per aiutarti! Per prima cosa, scarichiamo i pezzi. Cosa ci manca, Troy? Ma certamente, gli serve una pala. Su, ragazzo, è quasi pronto. Ciao, escavatore. Siamo felici di incontrarti. Qual è il tuo nome? Edgar. Benvenuto a Car City, Edgar. Troy, il lavoro di Edgar consiste nel muovere terra pesante e tronchi. Edgar, Troy ed io abbiamo un lavoro per te. Ben, il contadino, ha bisogno di aiuto per pulire il suo campo. Pensi di potercela fare?
Usa la tua pala per pulire tutto quello che incontri sulla strada. Un gran bel lavoro, Edgar! Laggiù ci sono ancora alcuni tronchi. Oh, eccone qua un altro, Edgar. Puoi portarlo fuori dal campo, Edgar. Di sicuro sembra pesante, Edgar. Puoi farcela. Wow, grazie mille, Edgar. Adesso Ben può tornare a lavorare. Ciao, Edgar. Ci vediamo la prossima volta. Ciao amici, alla prossima!